Per quanto riguarda la Supercoppa, insomma, è il primo obiettivo stagionale, quindi è un obiettivo che l'Inter ha vinto negli ultimi 2 anni e vorrebbe vincere anche quest'anno, però come l'Inter ci sono la Lazio, la Fiorentina e il Napoli che avranno la stessa ambizione, quindi cercheremo di fare del nostro meglio. Azzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con Riyadh, pronti per la semifinale di Supercoppa 2024. Sul terreno di gioco le formazioni di Inter e Lazio. Ecco la battuta lunga a cercare Darmian, bellissimo il lancio, palla per Barella, si gira, chiama la palla Lautaro, Thuram e sfiora il palo, ma c'è una deviazione determinante. Barella sterza per Bastoni che può andare al cross dal fondo, traiettoria di Marco Thuram, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, tu 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 Inter in vantaggio al minuto 17. Palla buona, Lautaro carica il destro, il tiro, la respinta, Provedel si salva in calcio d'angolo. Palla interna per Ciala, Mkhitaryan, come siamo usciti bene, spettacolo, Dimash scappa dentro, Thuram pronto ad andare al cross, ancora fuori per Di Marco, il cross, il tiro di Barella, la traversa, occasione clamorosa per il 2-0, azione di calcio spettacolo per i nostri ragazzi. Colpo di testa rimpallato, poi recupera questo pallone Lautaro, dentro l'area atterrato, è calcio di rigore, no gli dice, il contatto tra Pedro e Lautaro, l'arbitro sta guardando e dice che è calcio di rigore. Parte Çalhanoğlu, il tiro, è gol, 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 raddoppia l'Inter, il raddoppio con Hakan Çalhanoğlu, Sultano la va a mettere in buca al minuto 4. Palla in avanti, Luis Alberto intercetta Ciala, buona per Barella, Thuram, attenzione, Barella entra in area, il cross, Lautaro, traversa, traversa, a portiere battuto, era qua la palla del 3-0. Poi Lautaro la difende dentro l'area, allarga per Mkhitaryan, contro cross, ancora Di Marco, rischia l'Eurogol. Sanchez fa scattare il contropiede, palla profonda per Mkhitaryan, c'è Frattesi tutto solo al centro, è solo Frattesi, corre da Roma, è gol, 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 corre da Roma, e sono tre, e sono tre, e sono tre, e Marchetti dice l'Inter è in finale, batte la Lazio 3-0, non c'è stata partita. Siamo in un ottimo momento e dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi sono stati bravissimi dal 13 luglio, è limitativo parlare di stasera, è il proseguo di tutto quanto, volevamo la finale a tutti i costi, l'abbiamo ottenuta. Buoni nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con lo stadio di Riyadh, lo stadio Al-Awwal Park, pronti per la finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter. Palla dentro l'area di rigore, troppo alta, allontana Di Marco, il suo sinistro sfiora il palo, c'è una deviazione, ha colpita di testa ancora
da un napoletano, recuperata da Cialanoglu, che carica il destro. Gollini, primo tiro verso lo specchio e scatta il contropiede, è un 4 contro 3, attenzione pericolo, Lobotka, Kvaratskhelia, punta Darmian, il suo pallone a giro e Sommer fa la prima parata in terra araba. Palla che viene giocata e qua c'è un brutto fallo giallo ed è rosso, espulso Simeone. Palla dentro, il colpo di testa, sfortunato Thuram, gli rimbalza addosso. Traiettoria dentro, colpo di testa, Mkhitaryan carica il destro, alto. Palla filtrante, Sanchez, attenzione, mette un pallone profondo, il cross, colpo di tacca, gol, è 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 gol, il Toro, il Toro, il Toro, lo inseguono e non lo prendono più, il Toro, il Toro, il Toro, la grande palla di Sanchez, il cross al centro, brucia la difesa avversaria. L'Inter ancora una volta, again and again, è sempre nostra la Supercoppa. Olè, l'Inter è campione, la Supercoppa è nerazzurra. Quindi sono molto contento, orgoglioso, perché abbiamo fatto una grande finale con tutto il coraggio, per i tifosi, per i nostri compagni. Sono molto contento e questo per tutta la gente dell'Inter. È emozione bellissima, è sempre bello vincere un trofeo, scrivere la storia. Siamo un bellissimo gruppo, quindi è veramente bello. Cioè, eravamo consapevoli della importanza di questa partita e vogliamo continuare.